Il nuovo codice degli appalti e rischi per il PNRR in regione, la firma per una più stretta collaborazione con ANAC, Ministero dell'Interno, per la vigilanza nei contratti pubblici. Sentiamo Anna Maria. Controlli sul territorio e vigilanza collaborativa per frenare corruzione e infiltrazioni criminali. Di fronte a una mole milionaria di appalti arrivano due protocolli, il primo firmato da Regione, Ministero dell'Interno e Autorità Anticorruzione per tutti i contratti pubblici. Il secondo tra Regione e la stessa ANAC per i cantieri nei luoghi dell'alluvione. E credo che l'approccio che stiamo cercando di portare è un approccio di collaborazione istituzionale, di velocizzazione delle procedure e anche di scambio di informazioni. Nei giorni scorsi si è parlato del rischio che alcuni progetti del PNRR saltino. È preoccupato di questo rischio? Ma guardi, io sono convinto che alla fine prevarrà la volontà e la necessità di raggiungere gli obiettivi strategici per il nostro paese. Io sono preoccupato da quelle che sono le difficoltà oggettive che non vogliono essere riconosciute. Era stata la Lega ad aprire il caso PNRR con un invito a valutare la rinuncia a una parte dei fondi a debito. Non sono soldi regalati, puntualizza D'Ancona il sottosegretario all'interno Prisco, vanno usati e bene. Ma il dibattito negli ultimi giorni si era acceso anche sul nuovo codice degli appalti approvato in Consiglio dei Ministri. Proprio il presidente dell'ANAC, Busia, aveva lanciato un allarme sull'estensione degli appalti senza gara pubblica. Se da un lato velocizzano, dall'altro favoriscono relazioni e parentele. Lei suggerirebbe in sede parlamentare che fosse rivista la soglia che al momento è stata modificata per le gare pubbliche? Queste soglie, alcune soglie lo abbiamo detto anche collaborativamente col governo, dovrebbero e sarebbe bene che fossero riviste, alcune superano il livello comunitario e dovranno esserlo fatto, altre rientrano nella decisione che il governo ha assunto e naturalmente il potere legislativo del governo. Come si risolve? Ma innanzitutto si risolve con la cooperazione di tutti i soggetti in campo e questo protocollo va esattamente in questa direzione. Tutti giochiamo nella stessa squadra che si chiama Italia.